Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Quando andavo a scuola, penso in modo particolare nelle medie, avevo un insegnante che nella correzione dei temi, vi ricordate i compiti scritti di lettere d'italiano, usava sempre due colori, pastello blu e il pastello rosso, e quando sul tema c'era la riga rossa c'era da mettersi le mani nei capelli. E devo confessarvi che la riga rossa a volte arrivava quando c'erano le ripetizioni, quando in una frase si ripeteva più volte lo stesso termine, e a volte arrivava anche l'insufficienza. Perché vi dico questo? Perché nei tre versetti che abitano il Vangelo di questa domenica, noi dovremmo prendere in mano il pastello rosso e sottolineare come errore, apparentemente errore, quello che Gesù dice. Perché in una frase ripete per cinque volte gloria, glorificazione, gloria. E poi nel versetto dopo amore, amore, amatevi. È evidente che non ci sono errori di ortografia o errori di sintassi. Però questa sera velocemente vorrei fermarmi su queste due parole che il Signore, nel contesto dell'ultima cena, quindi vi chiedo adesso proprio di tuffarvi nel Vangelo, di entrare in quel cenacolo, in quella cena così particolare, raccontataci dai sinottici con l'istituzione dell'Eucaristia e raccontataci dall'Evangelista Giovanni con il rito stupendo della lavanda dei piedi. Vi chiedo proprio di entrare in quel cenacolo per percepire la bellezza della glorificazione e del comando nuovo dell'amore. Cos'è la gloria? Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Che cos'è la gloria per il mondo? O quando sentiamo o quando pensiamo a una persona abitata dalla gloria, chi ci viene in mente? Provate a pensarci. Personaggio famoso dello spettacolo, un grande calciatore, un cantante, uno che ha tanti soldi, uno che ha tutte le comodità di questo mondo. Perché vedete, glorificazione per la Bibbia non è tanto le cose che abbiamo, ma ciò che sei. La vera glorificazione non è se io ho tante cose, ma la mia vera gloria è quando io riesco a realizzare
pienamente me stesso, anche se magari alcune cose mi mancano. Questo è il vero concetto di glorificazione. Il mio io non dipende dalle cose che ho, ma il mio io dipende da ciò che sono profondamente, veramente. Mi piaccio, sono contento. Sono contento di me e della mia vita. Mi sento amato e quindi amo. Sono contento di essere al mondo. Sono contento di quello che faccio. Questa è la vera gloria. Non data dalle cose, ma da quello che sono. Vi dicevo, Gesù nel contesto dell'ultima cena parla della sua gloria. E in un contesto addirittura particolare, perché aveva dovuto quasi far violenza a Pietro, che non voleva farsi lavare i piedi. E dopo aver lavato i piedi c'è Giuda, il Vangelo di questa sera ce l'ha ricordato, che nel bel mezzo di quella cena così intima, così particolare, dopo aver non solo sentito la tenerezza del Signore sulla sua umanità, Gesù aveva appena dato a Giuda il boccone dell'ospite d'onore, il boccone dell'amico perfetto, e Giuda lascia il cenacolo. Mentre Gesù fa l'esperienza del fallimento, uno dei suoi gli ha voltato le spalle, uno di quelli più vicini a lui gli ha detto: tu non mi vai bene. Proprio nel momento in cui Giuda lascia il cenacolo, Gesù dice: ora io sono glorificato. Perché in questo momento di tradimento, in questo momento così ambiguo, in questo momento dove tocco con mano che la mia proposta addirittura non fa breccia nel cuore delle persone a me più vicine, io parlo d'amore. Anzi, vi do un comandamento nuovo: amatevi come io vi amo. Il Signore non ci ha dato questo comandamento in un momento di euforia. Il Signore non ci ha dato questo comandamento magari dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove uno appunto, grande il Signore, ha fatto un segno prodigioso e quindi è spontaneo che parli di amore. No, il Signore ci parla di amore in un momento di tradimento. Uno dei suoi, uno di quelli che aveva mangiato con lui. E allora perché è nuovo questo comandamento? Perché il Signore dice: vi do un comandamento nuovo. Già nell'Antico Testamento si parla dell'amare Dio con tutto se stessi, con l'intelligenza, con la mente. Era il credo del popolo di Israele. Nel libro del Levitico si arriva a dire: ama il prossimo tuo come te stesso. Perché è nuovo questo comandamento? Perché il Signore ci dice: sapete che cosa vi qualificherà nel mondo? Quando voi riuscirete ad amare, anche quando i venti sono contrari. Se voi riuscirete a amare anche chi non vi accoglierà. È nuovo questo comandamento, perché non è un amore di pura amicizia, è un amore che va al di là. È un amore che supera ogni limite. E il Signore, affidandoci questo comandamento, ancora una volta ci dice che noi siamo capaci di questo amore. Lo ripeto, di un amore che non è filantropia, non è ti voglio bene se tu mi vuoi bene, ti voglio bene perché la pensi come me, ti voglio bene perché rientri nei miei schemi. Questo lo fanno tutti. Questo rientra nella logica umana. Il comandamento di Gesù a noi è affidato, anche se a volte anche noi siamo come Pietro, perché non vogliamo che il Signore tocchi le nostre meschinità. E anche noi siamo come Giuda, possiamo dircelo, perché anche a noi un benedetto Dio che ama sempre, tutti comunque, non sempre ci va bene. Ma il Signore ci affida questo comandamento nuovo perché? Perché possiamo anche noi amare. E noi riusciremo a amare anche le persone che magari facciamo fatica ad amare, noi riusciremo ad amare le persone che la pensano in modo diverso da noi, noi riusciremo ad essere cuore aperto per tutti se faremo esperienza dell'amore di Dio.
Questo è quello che ci qualifica, cari fratelli. Faccio esperienza di questo amore, dell'amore che Dio ha per me, dell'amore che Dio ha per Don Mauro. Allora io mi devo fermare, devo avere il coraggio di guardarmi dentro e riconosco che dentro di me c'è Pietro, e riconosco che dentro di me c'è Giuda, che dentro di me c'è ambiguità, che sono pronto a dire sì, Signore, sono pronto a dare la vita per te, e il giorno dopo mi dimentico di quello che ho detto. Siamo così. Però se io mi guardo dentro e guardo a Lui, dico: ma tu mi vuoi bene così, anche se io sono così. Tu mi ami anche quando sbaglio. Tu mi ami quando faccio l'esperienza del fallimento. E se io faccio veramente l'esperienza di questo amore, amatevi come io vi ho amato, allora credetemi, non ci saranno resistenze, non sarà questione di buona volontà, non sarà questione di carattere estroverso, perché allora al centro ci saremmo ancora noi, col nostro carattere, coi nostri sentimenti. È nuovo questo comandamento, perché il Signore ci dice: Don Mauro, metti al centro me, fai esperienza di me, senti nella tua esperienza, nella tua vita, quanto veramente io ti voglia bene. Allora tu affino del monte, con le persone che incontrerai, tu saprai distribuire questo amore, saprai amare come io, dello stesso amore con cui ti senti amato. E questo è bello, fratelli, perché il Signore non ci chiede l'impossibile, perché ancora una volta il Signore non ci chiede una cosa che non possiamo fare. Noi possiamo amare. E vi accorgerete che quando amiamo, che quando riusciamo ad andare anche al di là di quello che a volte sentiamo dentro, di quei sentimenti contraddittori, quando riusciamo a stendere dei ponti più che dei muri, lì ci sentiamo abitati dalla gloria, lì ci realizziamo profondamente. È quello che chiediamo questa sera. Questa è la nostra carta d'identità, ce l'ha detto Gesù. Da questo vi riconosceranno. Non se andrete a messa, che è importante per noi. Questo è il momento dove il cielo e la terra si incrociano. Vi riconosceranno non per le pratiche devozionali, che servono, perché abbiamo bisogno di usare preghiere, formule, pellegrinaggi, riti, per entrare un po' nel mondo del divino. Ma il Signore ci dice: vi riconosceranno da come vi amerete. E allora chiediamolo al Signore. Signore, fammi fare l'esperienza del tuo amore, perché io possa amare così mio marito, mia moglie, i miei figli, la mia comunità, anche le persone con le quali faccio un po' più fatica ad andare d'accordo. Non mettermi dei paraocchi. Se io sono pieno del tuo amore, se io ho fatto questa esperienza dell'amore, io sarò amore, amore per gli altri. È questa la rivoluzione, è questa la Gerusalemme nuova che l'Apocalisse ci ha fatto intravedere nella seconda lettura, è questo l'annuncio che l'Apostolo Paolo a destra e a sinistra è andato appunto a portare nelle prime comunità cristiane. Non devi fare o non devi fare, ama, ama. Ama, e quando sei stanco lasciati amare da Lui per continuare ad amare. Quando sei giovane, quando sei adulto, quando sei anziani, quando il tuo corpo ti fa sentire che non riesci più a fare le cose che facevi 10, 20, 30 anni fa. Quando fai fatica a sentire perché sei diventato un po' sordo. Quando hai bisogno magari dei tuoi parenti perché fai fatica a stare in piedi. Perché quando la vita ti fa sentire tutta la sua precarietà, continua ad amare. Questo è l'augurio che faccio alle amiche che questa sera riceveranno il sacramento dell'olio della consolazione. Perché non c'è età per amare. Non c'è età. Io posso dirvi che quando vado a trovare i miei ammalati, sento tanto amore. Tanto amore per Dio, tanto amore per la mia povera persona, tanto amore per la nostra comunità, persone che magari in giro non vediamo più perché fanno fatica ad uscire di casa. Eppure c'è questo amore, questo vortice d'amore.
Grazie per la vostra presenza. Nelle nostre parrocchie si fa un festone per le prime comunioni, festone domenica prossima per le cresime, festa per i bambini della prima confessione, battesimi. Ma c'è un segno sacro, un sacramento, semplice, lo vivremo tra poco, un po' di olio sulla fronte, sulle mani. E Dio che dice a queste nostre sorelle, continua ad amare. Continuate ad amare. Questo è il comando che il Signore ci dà. Si può comandare l'amore e concludo, uno dice come fa Dio a comandarci di amarci? Quando uno ama è abitata da tanti comandamenti. Vi faccio un esempio, l'amore che una mamma ha per i propri figli, non ditemi che non è abitato da tanti comandamenti, che poi li viviamo senza sentirne il peso. Una mamma che si alza presto al mattino, rassetta la casa, lava, stira, magari va anche a lavorare, dico le mamme ma anche i papà, non sono comandamenti, uno non si sente dentro obbligato in questo, sì, ma la radice di tutto è sempre l'amore. Vero mamme che non vi pesa, magari a volte fisicamente sì, ma quando siete abitate dall'amore, lo star dietro ai vostri figli non vi pesa per niente. Ecco cosa ci chiede questo il Signore. Fate vedere che siete capaci di amare come Lui ama noi. Amen.